Sono venuto in Alaska per raccogliere la sfida chiamata Kodiak Arrest ad Anchorage. Per aguzzare l'appetito, attraverserò a piedi mezzo stato, dal Monte McKinley fino ad Anchorage. Meglio prepararsi all'impresa. Armato di piccozza e della mia eterna sete d'avventura, posso finalmente partire. Beh, ripensandoci, è stata una pessima idea. Alla fine sono arrivato nel centro di Anchorage, dove darò battaglia al Kodiak Arrest dell'Ampis, Alaskan e Laos. Aperto nel 1994, da Ampis si mangiano maxi porzioni del miglior pescato d'Alaska, dal salmone al granchio reale. Ma se sono qui, è per provare a sconfiggere il Kodiak Arrest, una selezione di 3 kg e 7 portate del loro menù. Da quando ha debuttato nel 2009, molti hanno tentato di superare la prova, ma nessuno è riuscito a portare a casa la famosa t-shirt di Ampis. Pensi sia un problema mangiare 1,5 kg di granchio? Credo di no. Ok, è una salsiccia di rena lunga come un piede? Questo qualche problema può darlo. Eh sì. 7 polpette di salmone da 50 grammi, 2 etti di purè, 2 etti di verdure e un dolce con una palla di gelato. Ce la faresti a mangiare tutto in una volta? Il granchio sì, il resto invece... Ok, se mi mancasse il granchio, subentra lei. Pronto a conoscere il mio avversario, vado in cucina dallo chef Tim Farley. Bene, siamo pronti per mettere insieme il Kodiak Arrest. Da dove iniziamo? Iniziamo dalle polpette di salmone. Tim tira fuori un salmone appena cotto, condito con sale e pepe. Giuro, vorrei appendermelo in cucina. Spezzetta il salmone in una ciotola e aggiunge pangrattato, verdure e formaggio. Con il composto facciamo poi 6 polpette da 50 grammi e le saltiamo nel burro finché non sono pronte da impiattare. Aspetta, mi stai servendo la cena su un vassoio? Sì, ovvio. Le polpette non sarebbero un problema e il fatto è che sono solo la punta dell'iceberg. Il vero problema sono queste. Bel problema, 1,5 kg? Sì. Tim insaporisce l'acqua con del limone, 12 spezie diverse e del liquore. Butta dentro il granchio reale e tira fuori la salsicciona di renna. Wow, è così grossa che dovrebbe avere le corna e tirare la slitta. A Natale non mi portavi mai i regali. Cattivona! Aggiungendo la salsiccia, i sapori si mischiano e si intensificano per 7 minuti. Adesso tiriamo fuori le zampe. Sapete, presi uno per uno, gli elementi che compongono la sfida sono così buoni che li divorerei in un attimo. E mangiarli tutti insieme che mi terrorizza. Ah, ma quanto è bella tutta gonfia. Non ho parole. Tim completa il piatto con verdure saltate e purè, con panna acida ed erba cipollina. Sarà come cemento nello stomaco, sì o no? Assolutamente. Ammettilo. È sicuro. Tapperà ogni crepa. Perfetto, è stucco. Stucco commestibile. Ed ecco anche l'ultimo componente del Kodiak Arrest. Crespella congelato. Avete capito bene? Tutto questo è solo il primo atto della sfida. Dopo cena c'è il dessert. Buona fortuna, ti servirà. Hai 90 minuti per mangiare tutto senza alzarti dalla sedia. Se ce la farai, avrai il dolce. È arrivato il momento di abbuffarmi d'Alaska. Iniziamo! Iniziamo! Ecco qual è il piano. Inizierò pulendo tutto il granchio. Romperò i gusci, tirerò fuori la carne e così via, in modo da poterlo mangiare con la forchetta. Guardate! È grande quasi quanto un hot dog! Dopo un po' mi rendo conto che ci vuole tantissimo a sgusciare 1,5 kg di granchio. Tantissimo! E dopo aver sacrificato 15 minuti, ultima zampa! Arrivo in fondo al mucchio. Finalmente sono pronto a iniziare a mangiare. Sotto con la renna! Povero Babbo Natale, così! Inizio mischiando il purè di patata con la salsiccia di renna. Somiglia a un kielbasi,
ma con un sapore più forte. È deliziosa. Adam, hai finito la salsiccia e il purè di patate e sono passati 17 minuti. Ce la puoi fare. Una cosa per volta, fratello. Il primo boccone mi manda letteralmente in estasi. È fantastico. È dolce, ha un sapore delizioso. E so che ce n'è un sacco, ma non ho mai mangiato niente del genere. Mai. Ma la mia gioia è breve. Al 30° minuto, per quanto sia buono, il granchio inizia a pesare sul serio. Ho visto tantissima gente provarci, ma niente. Arrivano a metà del granchio e non ce la fanno più. È un quintale di cibo, non so se ce la farà. Il granchio è così delizioso che è un piacere mandarlo giù fino all'ultimo boccone. Finisci! 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 Adam, hai finito il piatto, ma devi mangiare anche questo per vincere. Accidenti, hanno riempito di dolce un elmetto della Seconda Guerra Mondiale. Normalmente una coppa di gelato non sarebbe un problema, ma la quantità di ingredienti che ho nello stomaco in questo momento è assolutamente epica. Ci siamo! È qui che si gioca davvero tutto. È pastoso, dolcissimo, pesante. La cosa più pesante dopo la salsiccia è il purè. Devo chiudere il becco e mangiare. L'orologio sta correndo velocemente. Sono pieno all'inverosimile, ma voglio conquistare un posto nella storia culinaria dell'Alaska. E un boccone dopo l'altro, arrivo finalmente in fondo al Kodiak Arrest. Finisci! 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 Forza, ce la puoi fare! Coraggio! Complimenti, Adam. Hai vinto la nostra t-shirt. Chissà quanti appuntamenti rimedierò con questa. Vorrei ringraziare lo Stato dell'Alaska e scusarmi profondamente per aver mangiato metà della sua fauna. È il momento delle domande. Sì, dimmi. La tua prossima impresa? La mia prossima impresa sarà evitare di comprare un nuovo biglietto per l'Alaska.